Vissuto tra il 1766 e il 1824, Maine de Biran è eh, un pensatore importante per lo sviluppo della filosofia in Francia e non solo in Francia. Eh, alcune sue opere eh, sono davvero decisive per lo sviluppo del pensiero francese ed egli è essenzialmente un esponente di quella corrente di pensiero detta degli ideologi. Eh, gli ideologi, come li chiamò sprezzantemente eh, Napoleone Bonaparte, erano coloro i quali pensavano di poter spiegare l'origine materiale sensibile delle idee. Quindi l'ideologia per questi autori non era quella che sarà per Carlo Marx, ossia la falsa coscienza necessaria, ma è il modo concreto con cui si originano le idee. Eh, come ideologo, Mendebiran vinse anche il premio all'Istituto con il suo saggio sull'abitudine del 1802, ma il suo decomposizione del pensiero del 1805 mostra eh, come. Già eh, al tempo egli stesse deviando dalla teoria della scuola degli ideologue e eh, stesse in qualche modo elaborando una dottrina propria. Nel testo La percezione immediata del 1807 e poi nel testo Rapporti del fisico e della morale dell'uomo del 1811, eh, di fatto eh, giunge a una piena maturità autonoma di pensiero. Anche ha anche avuto una vita politica interessante Mendy Biran perché è stato eletto in Parlamento. Nella fase ultima della sua vita si abbandona ormai completamente ogni relazione con gli ideologi, approda addirittura eh, verso, potremmo dire, i lidi di quello che potremmo definire un cristianesimo pratico. In sostanza, tre grandi fasi attraversano la vita intellettuale di Mendebiran. Eh, in particolare fino al 1804, una fase che viene genericamente denominata filosofia della sensazione, in cui egli è seguace del sensismo di Condillac, una filosofia che egli abbandona presto per eh, sviluppare un sistema basato sull'analisi della riflessione interna. Nella seconda fase, che possiamo anche definire filosofia della volontà dal 1804 al 1818, per evitare le secche perigliose del materialismo e del fatalismo, eh, di fatto Mendebiran elabora una dottrina eh, di fatto dell'immediata percezione che indica come l'uomo conosce se stesso e le cose esteriori dalla resistenza allo sforzo. Riflettendo, l'uomo, dice Mendebiran, rileva lo sforzo volontario che differenzia il suo interno dalla sua esperienza esterna e così facendo impara a distinguere tra l'ego e il non-ego. Nella terza e ultima fase, con l'approdo cristiano e la chiameremo la fase della religione, dopo il 1818, Mendebiran sostiene una psicologia mistica intuitiva. All'uomo sono date due condizioni di vita, la rappresentazione comune agli animali e la volontà volontà, sensazione e percezione. Eh, e poi ne aggiunge una terza, Mendebiran, l'amore o durata dell'unione con Dio, in cui la durata della tolleranza divina assorbe la rappresentazione e la, eh, e la volontà. Possiamo dire che ehm, analizzando i tratti salienti del pensiero di Mendebiran, la riflessione interiore su cui deve basarsi l'autentica filosofia conduce a una visione spiritualistica con ciò egli dichiara di porsi nel solco della tradizione di pensiero francese che spazia da Montaigne dai saggi di Montaigne ai pensieri di Pascal fino ad arrivare all'occasionalismo di Malbranche è vero che la sensibilità umana è passiva dice mendebiran ma è anche vero che l'esperienza interiore testimonia di una libera attività indipendente dai condizionamenti della sensazione e della realtà esterna questa libera attività, con la quale siamo attivi anche quando passivamente o all'apparenza passivamente riceviamo i dati dell'esperienza, ha un primato di valore, nel senso che essa, in modo autonomo e secondo un criterio permanente di perfettibilità dei propri prodotti, traduce le sensazioni, molteplici e instabili, in conoscenza e in azione. Sicché eh, questa libera attività interna è la condizio sine qua non dell'attività teoretica e dell'attività pratica dell'uomo. Questa attività è la caratteristica propria della coscienza. Ma cosa vuol dire coscienza per Mandy Biran? L'autoriflessione eh, ce la indica come il nostro senso intimo, cioè il sentimento di esistenza individuale o anche il sentimento dell'identità di sé con sé del soggetto conoscente. Sul piano del discorso teoretico, dunque, eh, l'autoriflessione eh, che si risolve nella coscienza eh, rappresenta non solo la condizione di ogni conoscenza, ma essa stessa è eh, una forma di conoscenza, è la conoscenza del nostro io, inteso come qualcosa di unitario, stabile, permanente nella sua identità. E questa conoscenza del proprio io non si lascia trasformare dalla molteplicità prismatica delle sensazioni. Al contrario, è il fondamento su cui queste sensazioni plurali acquistano senso e organizzazione e quindi valore conoscitivo. Sul piano del discorso pratico, la coscienza testimonia all'io che vuole e agisce di essere forza e causa, unico principio di ogni atto di libera volontà e unica origine di tutti i suoi prodotti. Si dà infine un terzo piano, su cui va condotto il discorso della coscienza, ed è quello religioso, quello della fede. Il senso intimo rappresenta la base delle certezze religiose, segnatamente di quella secondo cui, dice Mendebiran, esiste un essere ordinatore di tutte le cose, ciò che va sotto il nome di Dio. E infatti nella coscienza, mediante l'esperienza della preghiera e della meditazione, Dio si manifesta all'uomo e dunque la coscienza è il luogo di una rivelazione originaria di Dio che non solo non contraddice, ma integra e rinsalda eh, quella di cui la Chiesa è custode e depositaria. L'uomo dunque ha, secondo Mendebiran, tre vie distinte quella organica, quella cosciente e quella religiosa. La, eh, via, la via e vita, anche la vita organica, è in funzione della seconda, ma questa non si riduce come voleva Condigliac alla prima, né dipende integralmente da essa. E poi la seconda, ossia eh, la via che, o, e la vita che abbiamo definito cosciente, eh, di fatto è in funzione della terza, quella religiosa, ma anche in questo caso la terza non può ridursi o esaurirsi nella seconda. Eh, da questa impostazione Mendebiran trae alcune conclusioni, ad esempio quella secondo cui la libertà che si esperisce nella vita cosciente non costituisce il grado più alto di libertà dell'uomo. Infatti solo nella vita religiosa la libertà si realizza compiutamente, da che l'uomo è completamente libero da influenza eh, delle passioni. Sul piano formale, il discorso filosofico di Mendebiran approda un esito religioso, come già ricordavamo. In realtà, la prospettiva religiosa costituisce il presupposto logico e la motivazione dell'intera riflessione di Mendebiran. Eh, di fatto viene razionalmente garantita l'autorità della Chiesa eh, che di fatto eh, trova una propria conferma nel messaggio interiore, eh, di fatto trova conferma nel fondamento psicologico, nella rivelazione interiore di Dio all'individuo ed è confermato di fatto eh, il messaggio della Chiesa anche da ciò che avvertiamo in noi stessi. Ma via di più, la difesa del ruolo della Chiesa è contestuale a quella delle istituzioni sociopolitiche. Esistenti. Mendebiran, infatti, eh, è convinto che eh, le istituzioni vigenti, garantendosi religiosamente eh, possano avere autorevolezza, autorità e progredire sempre verso il meglio. Come l'individuo tende all'assoluto, così anche l'umanità nel suo complesso tende all'assoluto. Le istituzioni sociali e politiche, dunque, sono in cammino verso forme di perfezionamento sempre crescente. Il destino dell'individuo e quello dell'umanità associata si realizzeranno appieno allorché i valori assoluti diventeranno norma sia dell'esistenza singola sia della convivenza civile. Alla luce di queste considerazioni, possiamo ragionevolmente sostenere che Mendebiran è eh, considerabile uno dei padri fondatori dello spiritualismo francese. In effetti, Mendebiran fonda una nuova concezione della coscienza su base non metafisica ma meramente psicologica, e ne dà una fondazione più scientifica che non filosofica. Sicché Mendebiran si presenta come propagine estrema della corrente del, degli ideolog, come già ricordavo, dello studio delle idee, intese come prodotto della mente, nella loro relazione fondamentale col corpo. Mendebiran asserisce che dobbiamo partire da un fatto primitivo, che può essere posto a fondamento della scienza, che non sia un fantasioso principio astratto come era l'io di Fichte per Mendebiran, ma un fatto stesso. Ricologandosi al fatto, egli, che pure era. Eh, acerrimo nemico del positivismo, si accosta alla tesi e alla terminologia propria del positivismo. Il fatto originario in questione è il senso interno, detto anche sentimento della mia esistenza, con un fin troppo evidente richiamo al cogito di Cartesio, letto però in chiave positivistica, potremmo dire. Questo originario sentimento della mia esistenza è fornito dal fatto che mi sento opporre una resistenza da qualcosa che mi è esterno, e cioè dato dalla coscienza di uno sforzo, il sentirmi come. Attività lottante contro la passività dell'esterno che mi si oppone e mi fa resistenza. Tra questi oggetti esterni a me opponenti c'è il mio stesso corpo che lotta contro il mio sforzo interno, dice Mendebiran. Riconoscere al soggetto l'attività, cioè la spontaneità, come sua essenza equivale a riconoscere che egli è libero, che il soggetto è sottratto da una catena causale i cui singoli anelli sono insieme attività, causano e passività sono effetti di altre cause. La causalità necessaria, allora, si deve arrestare un attimo prima che si entri nell'interiorità del soggetto, dove invece vige la libertà. Dice Mendebiran. Porre in discussione la libertà significa mettere in dubbio il sentimento dell'esistenza dell'io, che da essa non si differenzia. La libertà, o l'idea della libertà, considerata nella sua fonte reale, non è altro che il sentimento della nostra attività e del nostro potere di agire e di produrre lo sforzo costitutivo dell'io. Dunque, dice Mendebiran. Eh, abbiamo al nostro interno una energia libera, libertà è sentire la nostra attività interna, lo sforzo costitutivo della coscienza, che è il regno della spontaneità. Questo paradigma è ripreso e corretto dallo spiritualismo, come sappiamo. Caratteristica precipua dello spiritualismo è la distinzione e la separazione dei piani, separazione in grazia della quale coscienza e realtà materiale sono due sfere eterogenee e dunque incompatibili fra loro senza che una sia la versione nobilitata dell'altra. Nello spiritualismo però il discorso si farà più complesso. La coscienza è caratterizzata da spontaneità e perciò è libera e sottratta alla causalità, ma poi lo spiritualismo tenderà a fare della coscienza la realtà fondamentale, rispetto a cui la non coscienza, cioè in sintesi la natura, è realtà subordinata e derivata, quasi come se fosse una coscienza addormentata e oggettivata. Ciò significa che in qualche modo l'intera realtà è spontanea per lo spiritualismo, anche se non eh, si manifesta sempre e comunque nella forma umana della libertà. Sicché lo spiritualismo, che prende le mosse da Mendebiran, ma va ben oltre Mendebiran, può affermare la libertà in forma generalizzata, sicché eh, di fatto la libertà per lo spiritualismo può essere estesa all'intera realtà, da che anche la natura è spontanea e attiva, capace di produrre il nuovo. In tal senso, L'effetto, come noterà anche Boutroux, non può mai essere inteso come mero risultato meccanico della causa, ma viene l'effetto sempre qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto a ciò che non vi fosse nella causa.